sussulti di cambiamento che avevano cominciato ad evidenziarsi già qualche anno prima, nel 1968 trovano un momento espressivo di fortissima intensità. I movimenti di protesta nei confronti dell'ordine costituito e delle autorità istituzionali esplosero in tutto il mondo, creando un clima di instabilità e rivolta che attraversò il globo dalla costa occidentale degli Stati Uniti all'Europa orientale. In America si contesta la guerra in Vietnam e vengono assassinati due protagonisti di assoluto rilievo della scena pubblica nazionale, Martin Luther King e Robert Kennedy, fratello di John. In Europa fanno eco il maggio francese e la primavera di Praga, mentre in Italia la protesta giovanile sfocia negli scontri tra studenti universitari e forze dell'ordine. Vicende dai risvolti sociali, culturali e politici articolati e complessi che non hanno il potere di scalfire la rilevanza sempre maggiore che il campionato europeo di calcio assume nell'ambito delle competizioni internazionali. Il mondo del football sembra rimanere estraneo all'ondata di contestazione che si infrange sugli esponenti del potere costituito. La sua presa sulla gente riesce a preservarlo dalla nube di precarietà che avvolge il resto del mondo. Nelle fasi eliminatorie del torneo si verifica una prima sorpresa. La Germania Ovest, vice campione del mondo, alla sua prima partecipazione ad un campionato europeo, viene clamorosamente eliminata pareggiando 0-0 l'ultima partita del girone sul campo dell'Albania, cenerentola di un gruppo che promuove l'eclettica Jugoslavia ai quarti di finale. L'Italia, in un girone con Romania, Svizzera e Cipro, giunge agevolmente ai quarti, dove l'ostacolo rappresentato dalla Bulgaria è ostico e insidioso, come certificato dal doppio incontro che Domenghini riesce a risolvere nella partita di ritorno con uno dei suoi calci di punizione dal limite. In questa fase del torneo, l'incontro più avvincente è quello giocato tra l'Inghilterra campione del mondo e la Spagna detentrice della Coppa. Ne vengono fuori due partite avvincenti e combattute, entrambe vinte di misura dagli inglesi, che accedono per la prima volta alla fase finale che annovera protagonisti di assoluta rilevanza. A contendere il trofeo ai sudditi della regina e all'Italia, infatti, ci sono l'immancabile Unione Sovietica e la temibile Jugoslavia. L'UEFA decide di far disputare in Italia la fase finale della competizione. Per la nostra nazionale è un momento importante. Dopo la drammatica eliminazione ai mondiali del 66, la ricostruzione di una credibilità calcistica internazionale è nelle mani del tecnico Ferruccio Valcareggi. Di lui Mazzola dirà: venne chiamato al vertice della nazionale in un momento difficilissimo, quando occorreva ripristinare serenità dentro un ambiente devastato dalle polemiche. Lui non sbagliò una mossa. In semifinale l'Italia deve affrontare l'Unione Sovietica in una partita rimasta nella storia che si concluse col famoso lancio della monetina negli spogliatoi che arrise ai nostri colori. Un esito scontato? Non proprio, ma qualcuno se lo aspettava. Tra questi Sandro Mazzola, che in un'intervista svelò un retroscena. Facchetti, che presenziò al sorteggio, il ritiro vinceva qualunque tipo di gioco. Non dico che fossimo sicuri di passare, ma molto fiduciosi sì. Su quell'episodio così importante girò anche una versione assai maligna e per ovvi motivi mai confermata. Taluni riferirono che il primo lancio effettuato dall'arbitro non ebbe esito, dal momento che la monetina gli scappò di mano e andò a infilarsi in un chiosino di scollo dello spogliatoio. A quel punto un dirigente italiano avrebbe porto un'altra monetina al direttore di gara, suggerendo a Facchetti di scegliere il lato della testa. Cosa che il nostro capitano fece. Come andò a finire è risaputo, ma il lato oscuro di questa narrazione sostiene che la monetina data all'arbitro avesse la testa su entrambi i lati. Dicerie e maliziosità di una partita comunque unica, la semifinale vinta dall'Italia contro l'Unione Sovietica è rimasta l'unica gara ufficiale del campionato europeo decisa dal lancio della monetina. Dopo l'incredibile epilogo del match con l'URSS, servono due finali per decidere la squadra campione d'Europa. Nella prima partita disputata l'8 giugno, gli azzurri subiscono la forza della Jugoslavia, in vantaggio al 32esimo con Zajic. Ci vuole una disperata punizione dal limite dell'area dell'inesauribile Domenghini a 10 minuti dalla fine per salvare gli azzurri e portarli ai tempi supplementari. Ma il risultato non cambia e da regolamento, per vincere il torneo, non si può ricorrere nuovamente alla monetina, ma bisogna ripetere la partita. Così, due giorni più tardi, le contendenti si trovano ancora di fronte. Considerando la prestazione dell'8 giugno, Valcareggi decide di cambiare la formazione inserendo 5 cambi. Ritornano Riva e Mazzola, insieme a Salvatore, Rosato e De Sisti. Escono Prati, Castano, Ferrini, Giuliano e Lodetti.
La Jugoslavia, tra infortuni e altre difficoltà, può cambiare solo Pektović con Osić. Si ha subito la netta impressione che l'andamento della gara sarà diverso rispetto alla prima partita. L'Italia sembra più equilibrata e comunque meno stanca degli avversari. E già al 12° passa in vantaggio quando Riva aggiusta la mira e scarica nell'angolino sinistro di Pantelić il pallone che vale l'1-0. Ancor più memorabile il raddoppio firmato Anastasi. L'attaccante raccoglie un passaggio rasoterra di De Sisti, alza il pallone per meglio colpirlo al volo e disegnare una parabola a scendere che termina a fil di palo. Il dado è tratto ormai definitivamente. L'Italia, 30 anni dall'ultimo titolo mondiale vinto, torna ad aggiudicarsi una competizione internazionale. Il pubblico dell'Olimpico, finalmente in festa, in scena uno spettacolo suggestivo, bruciando in centinaia di fiammelle i giornali portati allo stadio per celebrare il tempo di un'attesa finalmente conclusa. Prossimo appuntamento con la storia dell'Europeo mercoledì 2 giugno su guerinsportivo.it e sui canali social del Cuoio. Vi racconteremo il 1972.